quando un progetto va oltre la prestazione del momento è qualcosa di veramente bello. Ma io credo che una buona amministrazione è questo che deve fare. Noi l'abbiamo fortemente voluto questo intervento, a prescindere poi se lo vedremo, lo vedrò io realizzato, non conta, anche per chi lo vedrò realizzato, poco importa che lo potrò vedere realizzato da sindaco di questa città, lo vedrò realizzato da cittadino, da padre dei ragazzi che ho deciso di far crescere in questa città. Quindi assolutamente questo credo che sia lo spirito che debba animare tutti coloro che amministrano la cosa pubblica. Siamo felici di tutto questo, è un grande regalo. Dico che non è che stiamo facendo la città, stiamo facendo noi stessi, è un grande regalo che ognuno di noi fa a noi stessi. Ci siamo riusciti, avevamo promesso di farlo, in tanti non ci credevamo, ma alla fine la nostra determinazione, soprattutto anche il nostro entusiasmo, fa sì che oggi siamo qui ad assistere, diciamo, a quello che ho definito un grande evento, perché buttar giù sul mare, accanto al castello, 60.000 metri cubi di cemento, non è sicuramente un qualcosa che si vede tutti i giorni. 18 milioni sono davvero tanti, è un investimento per il futuro di questa città, questa amministrazione ci ha creduto da subito, fino al primo momento, con le unghie e con i denti. Assolutamente sì, 18 milioni sono tanti, ma non è solo l'intervento di demolizione, ci sono tanti altri interventi che dovranno essere fatti, la maggior parte dei quali sono finanziati attraverso il PNRR. Oggi vediamo plasticamente rappresentato il lavoro di tanti anni, dall'inizio di questo mandato amministrativo, e quindi oggi con la demolizione, che diciamo teoricamente potrebbe essere un fatto negativo, ma in realtà è un fatto positivo, perché dalla demolizione ci sarà la rinascita di questo quartiere, di questa area degradata e abbandonata a se stessa per tanti anni. Rappresenta per noi una start-up di sviluppo dalla zona Castello fino al confine di Barletta, quindi oggi finalmente comincia questa attività che è propedeutica a una riqualificazione seria, vera, con diversi tipi di interventi, riqualificazione urbana in senso generale, interventi anche di tipo alloggiativo, pianificazione anche della viabilità e della pedonalizzazione di alcune aree. Ci sono tanti interventi che partono, praticamente hanno come presupposto la demolizione di oggi, quindi noi siamo fiduciosi nella prospettiva di poter dare alla città di Trani sicuramente una area di qualificazione, un'area riqualificata da ogni punto di vista. Di questo appunto ne siamo contenti, perché fare politica significa essenzialmente fare le cose, e noi oggi le stiamo facendo. Qual è il significato di questa opera che va oltre questa amministrazione? Che è una delle opere votate all'unanimità in Consiglio Comunale. Noi l'abbiamo ideata, l'abbiamo pensata, l'abbiamo soffertamente portata in Consiglio Comunale, perché approfitto davvero per ringraziare soprattutto gli uffici, a partire dal nostro ex dirigente Gianferrini, l'architetto Patruno e tutti veramente i ragazzi che hanno lavorato, perché forse è stato il primo, diciamo, il Consiglio Comunale portato con oltre 50 allegati, e posso dire che ero lì negli uffici a caricarlo, quella sera abbiamo finito alle 23:30, quindi questo è per noi veramente un grandissimo significato di un lavoro grandissimo fatto dagli uffici, ma soprattutto per la città. Stiamo cambiando, e hai scritto la storia di questa città, in che senso? Nel senso che la riqualificazione di un pezzo di questa città che per anni è stata abbandonata, quindi la distilleria Angelini noi la portiamo non solo nel cuore, frutto di tante battaglie ambientali degli anni 80, fine degli anni 80. Tutti sappiamo la distilleria Angelini, la gloriosa distilleria Angelini, che cosa significa per questa città, cosa ha significato in maniera negativa da un certo punto in poi, e la battaglia che è stata fatta per liberare questo pezzo di città di questo obbrobrio, perché stiamo parlando di una bomba ambientale che aveva dato problemi anche seri, c'era stato tutto la problematica davanti alla Procura della Repubblica, quindi problematica giudiziaria, ma adesso invece, grazie alla capacità di questa amministrazione, riconosciamo di attingere i finanziamenti col PNRR, si arriva al riqualificare. Riqualifichiamo, cancelliamo questo obbrobrio industriale a due passi dal Castello Svevo, dalla cattedrale, e diamo a questa città un altro polmone verde di servizi a questa città.